Buonasera, mezzanotte 39 minuti, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo col bilancio del terremoto che ha colpito ieri sera Casamicciola, comune di Ischia. Sono 2 le vittime, una 40 feriti, 2600 le persone che sono al momento senza casa. Ma la giornata di oggi, tra una polemica e l'altra, è stata quella del salvataggio dei 3 fratellini che erano rimasti sotto le macerie della casa. Vediamo. Ad Ischia comincia la seconda notte dopo il terremoto. Gli sfollati in tutto sono 2600. Nessuno resterà in tenda, promette il capo della protezione civile. Molti turisti sono subito scappati con lunghe file davanti ai traghetti, altri invece hanno deciso di restare. In serata, da un edificio crollato è stato recuperato il corpo della seconda vittima, una turista, ospite di amici. L'altra vittima è una donna residente nell'isola, madre di 6 figli, una 40 i feriti. Nel cuore restano le immagini di 3 fratelli salvati dai vigili del fuoco. Il primo ad essere salvato è stato Pasquale, appena 7 mesi, poi Mattias, 7 anni, e per ultimo Ciro, il più grande, 11 anni. È stato proprio lui a guidare i soccorritori verso i fratelli, lui che quando tutto è venuto giù ha preso per mano Mattias e lo ha trascinato sotto il letto, salvandolo. Adesso restano le macerie da portare via e le polemiche, perché una magnitudo di solo 4 gradi non dovrebbe causare tanti danni. Secondo il capo della Protezione Civile, la causa va ricercata soprattutto nei materiali scadenti usati per costruire molte abitazioni, in un'isola minata dall'abusivismo edilizio. I dati di Legambiente dicono che sono 600 gli edifici che devono essere demoliti, altre 4.000 domande aspettano di essere esaminate, ma i sindaci dell'isola non ci stanno e respingono con forza l'ipotesi che a causare così tanti crolli sia stato proprio l'abusivismo. Ci occupiamo adesso dell'inchiesta sull'attentato a Barcellona. Dopo l'interrogatorio davanti al giudice di Madrid, i 4 arrestati sono rimasti in 3 perché uno è stato rilasciato su cauzione. Si tratta del proprietario dell'Audi usata a Cambrils, che è riuscito a convincere il giudice che la macchina era solamente intestata, se è in realtà in uso al fratello. Gli altri sono accusati di omicidio con finalità terroristiche e hanno confermato che il vero obiettivo era la Sagrada Famiglia di Barcellona. Solo l'esplosione accidentale del covo di Alcanar, dove è stato trovato un documento dell'ISIS, ha costretto il gruppo a cambiare programma, tant'è che i 5 di Cambrils hanno comprato i coltelli poco prima del tentato attacco. Mohamed Uli Cemlal, uno dei 4 arrestati, ha confermato che il leader, l'imam Abdelbaki Es-Satti, voleva immolarsi nell'attentato. Però sono ancora molte le cose da capire, a cominciare dagli altri eventuali complici in circolazione e da un misterioso viaggio molto breve compiuto a Parigi una settimana prima degli attacchi da alcuni componenti della cellula. Il Pentagono non ha ancora deciso quanti saranno gli uomini in più che andranno in Afghanistan. Lo ha detto il segretario alla difesa Mattis in visita in Iraq a proposito dell'annuncio fatto la notte scorsa da Trump, che, cambiando totalmente idea sulla guerra, ha deciso di rinforzare la presenza militare degli Stati Uniti in Afghanistan. Un altro cambio di rotta sembra esserci nelle aperture, seppure ritenute possibili solo un giorno, impossibili solo un giorno, ai talebani, proprio coloro che ospitavano Bin Laden e contro i quali gli Stati Uniti entrarono in guerra all'indomani dell'11 settembre, che hanno minacciato di trasformare il paese in un immenso cimitero di guerra americano. E continuiamo a parlare di politica estera americana perché gli Stati Uniti hanno varato nuove sanzioni contro 10 ditte, 6 individui che sono tra cinesi e russi perché continuano a fare affari con la Corea del Nord. La reazione di Pyongyang non si è fatta attendere, è stata una minaccia di ritorsione spietata contro Washington che continua con le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. E mentre Mosca prepara ritorsioni, Pechino chiede che le sanzioni vengano immediatamente ritirate. Pyongyang al momento è al centro di sospetti anche per 2 spedizioni ad agenzie governative siriane che si occupano di armi chimiche. Lo rivela un gruppo di esperti dell'ONU che ha presentato un dossier al Consiglio di Sicurezza dove si sta indagando anche su una cooperazione tra Siria e Corea del Nord su missili chimici e balistici e armi convenzionali. Chiudiamo con il calcio, un match di ritorno con il Nizza vinto di nuovo dal Napoli, 2 le reti, Callejon e Insigne. Adesso il Napoli va ai gironi dei Champions e poi giovedì ci saranno i sorteggi per l'Italia, Juventus, Roma e appunto Napoli. Mezzanotte 44, edizione breve, termina qui, arrivederci, buonanotte.